video che non ho mai fatto prima d'ora sul canale, però spero che sarà l'inizio di una lunga serie. Infatti vi chiedo già di lasciarmi un like se vi può piacere questa idea, perché ho intenzione, cioè non vi ho ancora detto che cos'è il video, però penso che l'abbiate capito dal titolo. Appunto, ho intenzione di iniziare a fare una serie di video confronto fra varie marche di make-up, anche della stessa categoria di prezzo, o comunque più o meno che si collocano nella stessa fascia. Oggi partirei, proprio perché ho tante novità che avevamo visto anche insieme nei video haul, partirei appunto da Primark versus Essence. Così ne approfittiamo appunto e proviamo anche tutte le novità. Quindi, da questa parte del viso andrò a realizzare un trucco utilizzando solo prodotti di Primark e da questa parte invece utilizzeremo solo Essence. L'unica cosa in comune che ho già messo è il primer occhi, che è sempre il solito di Urban Decay. E vorrei partire proprio dagli occhi. Per la parte di Primark andiamo ad utilizzare questa palettina che appunto avevate visto nel video haul, è la Violet Mist Eyeshadow Palette che costa 6 euro ed è quella che contiene tutti questi colori sui toni del viola, e la confrontiamo con questa palettina di Essence che è la Too Glam, Too Give a Damn, e anche in questo caso contiene comunque molti colori sui toni del viola. Pennellino a setole morbide e vado a prendere il colore più chiaro di tutta la palette, così lo stendo su tutta la palpebra, sia mobile che verso l'arcata sopraccigliare, per andare a uniformare e crearmi una base il più possibile neutra. Guardate quanto è pigmentato questo colore. Sarà oltretutto un video anche first impressions, perché io queste palettine non le ho ancora mai utilizzate, aspettavo appunto di utilizzarle con voi nel video. Stessa cosa anche dall'altra parte, andiamo a prendere questo colore che è leggermente più giallognolo rispetto a quello di Primark ed è anche molto molto più scrivente addirittura. Forse perché sulla mia carnagione questo tipo di colori si notano un pochino di più. Comunque faccio esattamente la stessa cosa. Nella piega dell'occhio vado a stendere il beigiolino chiaro opaco. Vediamo se hanno dei nomi. Dovrebbe essere Honeymoon il nome del colore, e appunto lo uso come colore di transizione. Questo qui sembrava molto pigmentato, in realtà una volta steso mi dà solo un pochino di colore, che sicuramente mi sarà utile, però non è super super visibile. Penso che anche voi in videocamera facciate difficoltà a distinguerlo. Per la parte di Essence vado a prendere questo viola non troppo scuro, totalmente opaco, e faccio la stessa identica cosa, quindi lo stendo nella piega dell'occhio. Per ora palettina a confronto sta vincendo sicuramente Essence. Guardate quanto è pigmentato e quanto è bello questo colore, poi si abbina perfettamente alla maglia che indosso oggi. Andiamo a utilizzare questo colore di Primark che è Twilight, se non sbaglio, penso di aver trovato il colore giusto. Un po' un casino cercare i colori sulla palette scritti dietro, però va bene. E questo lo andiamo di nuovo a stendere per intensificare la piega dell'occhio. Sicuramente per ora mi sta piacendo di più la parte di Essence, anche se comunque sto cercando di ottenere un risultato simile. Questo è sicuramente più viola, l'altro era decisamente più rosato. Palettina di Essence e vado a prendere anche questo viola, così cerco di ottenere più o meno la stessa colorazione che abbiamo ottenuto dall'altra parte con la palettina di Primark, sempre piega dell'occhio e sfumo bene bene bene. Palettina di Primark e andiamo a prendere questo lilla super super glitterato, per quello ho voluto aspettare a fare la base occhi, e questo qui è molto bello nella palette, però steso con il pennellino è quasi impercettibile. Proviamo a stenderlo con le dita, che forse è, ecco qui. Così risulta sicuramente più pigmentato e più bello, anche se rispetto al colore che ha nella palette sembra un pochino più spento, però non mi dispiace l'effetto che fa, anche se sapete che io non sono abituata a fare trucchi così glitterati, però questo è un test, quindi bisogna sicuramente osare. Per finire prendo un pochettino di marrone e vado di nuovo a intensificare la piega dell'occhio, così creo una sfumatura maggiore. Invece per la parte di Essence vado direttamente con il dito a prendere questo lilla e lo picchietto su tutta la palpebra. Vedete che risulta leggermente meno luminoso dell'altro, però ha
allo stesso tempo sembra più pigmentato, nel senso che il colore che c'è sulla palpebra rispecchia di più quello che c'è all'interno della palettina. E per dargli un effetto più simile all'altro, vado a prendere un pochino anche di questo colore che è sicuramente più chiaro e più glitterato e lo vado a stendere sopra, sempre picchiettandolo col dito perché altrimenti mi va tutto il prodotto da tutte le parti e in più non ottengo il risultato desiderato. Qui non ho un marrone, quindi faccio un mix di questi due viola e vado nuovamente a intensificare la piega dell'occhio, sempre per creare il mio punto di transizione. Allora, soffermiamoci un attimo, voi avreste detto che ho utilizzato due palettine diverse per creare questo look? Io direi assolutamente di no, quindi le due palette si equivalgono. Per alcuni colori trovo più pigmentata quella di Essence, quindi soprattutto per i colori più scuri e opachi, mentre per i colori più glitterini, più shimmerini, preferisco decisamente quella di Primark, però vedete che mixando e andando a giocare con i colori, il risultato a me sembra impercettibile e difficile da distinguere. Poi andiamo a prendere questa matita della linea Nudes, questa qui è la Brow Highlighter e la stendiamo sotto l'arcata sopraccigliare. Le sopracciglia ovviamente non sto a farle perché sapete che ho il tatuaggio. Questa qui è molto 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 luminosa, fin troppo forse per i miei gusti, però con questo tipo di trucco ci può anche stare, illumina sicuramente molto bene la zona dell'arcata sopraccigliare. Invece dalla parte di Essence vado a utilizzare questa qui che è la Highlights Eyebrow Lifter, che in questo caso è totalmente opaca, quindi il risultato sarà decisamente diverso perché l'altra è molto molto luminosa, poi è più bianca. Questa invece non so se vedete, ma tende leggermente di più al beige o comunque a un color burro per intenderci. Poi appunto, essendo opaca, il risultato è diverso. Questa riflette moltissimo la luce, questa qua invece è impercettibile. Pennellino angolato e vado a prendere il grigio scuro dalla palettina di Primark e lo stendo nella rima inferiore esterna, fermandomi come sempre più o meno a tre quarti. Invece da quella di Essence prendo il viola più scuro e faccio esattamente la stessa cosa, però una volta stesi vedrete che il colore risulta molto 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 simile, semplicemente perché va a riprendere anche i colori che ci sono nella palpebra superiore. Dalla parte di Essence non potrò utilizzare l'eyeliner perché non ne ho comprati da un bel po' di tempo, quindi sarebbero prodotti vecchi e non sarebbe più un misto con un full face of first impressions, però dalla parte di Primark ho preso questo, quindi andiamo ad applicarlo. Questo qui è il PS Liquid Eyeliner, è quello nero con il pennellino fatto in questo modo che io devo pulire 800 volte per essere precisa, perché sennò faccio dei disastri. Infatti facciamo il momento silenzioso dell'eyeliner, ne metto proprio un velo perché non volevo creare troppa differenza rispetto all'altro occhio. L'ho messo solo nella parte finale, però guardate come cambia il risultato, cioè c'è proprio una differenza netta. Poi questo qui è veramente un super eyeliner, lo confermo perché l'ho sempre detto, ma ogni volta che lo uso rimango wow. È anche abbastanza facile da applicare nonostante ci sia il pennellino fatto così, che non è tra i miei preferiti. Eliminiamo i residui di glitter e proseguiamo finalmente con il viso. Alla parte di Essence vado a utilizzare questo primer che è il All About Matte T-Zone Primer, lo mettiamo solo a metà, quindi qui vedete che è completamente trasparente, lo metto anche qui, lo so che non fa parte della zona T, ma sapete che ho la pelle un po' problematica. E invece dalla parte di Primark non ho nessun primer da utilizzare, quindi in questo caso staremo così, applicheremo direttamente il fondotinta così. Per quanto riguarda Primark andiamo ad applicare questo fondotinta che è il PS My Perfect Color Longwear Ultimate Matte Foundation, che ha una coprenza super super alta. E dalla parte di Essence invece andiamo ad utilizzare questo che è l'Insta Perfect Liquid Makeup. Questo qui anche ha un effetto super opaco e super resistente, quindi come finish dovrebbero essere molto molto simili. Di questo uso la colorazione 30, mentre questa qui è la Nude Beige. Questo fondotinta di Primark a me piace sempre, credo di avervelo detto svariate volte. L'unica pecca è che purtroppo non trovo quasi mai la mia colorazione, quindi vedete, questo risulta particolarmente chiaro per il mio incarnato, però
è molto molto coprente, cioè le imperfezioni spariscono, vabbè, a parte questi brufoli super resistenti che mi sono venuti sul mento, che sono veramente difficili da coprire anche con il correttore, infatti mi sa che ce li portiamo dietro per tutto il video, però per il resto il fondotinta è veramente ottimo. Agitiamo bene quello di Essence, che è super liquido, mi ricorda molto il Dior Backstage come consistenza, e questo qui è sicuramente di un colore più adatto al mio incarnato in questo momento. Sempre pennellino e andiamo a stenderlo. No, una volta steso sulla mano sembrava sicuramente più adatto al mio incarnato. Adesso che lo sto stendendo anche sul viso, sembra molto simile come colore a quello di Primark e non mi sembra nemmeno super super coprente. Cioè l'altro mi sembra che abbia la coprenza migliore rispetto a quelle che sono le mie esigenze. Strana questa cosa, mi aspettavo tantissimo da questo fondotinta di Essence. Non mi fa impazzire, magari aspettiamo un attimo che si asciughi e intanto passiamo al correttore. Di Primark non ho un vero e proprio correttore perché ogni volta, lo sapete, ho difficoltà a trovare la mia colorazione ed essendo troppo scuri evito di prenderli. Quindi vado a utilizzare questo set che è della linea Nude e ha la parte più aranciata che vado a stendere immediatamente sull'occhiaia. Questo qui dovrebbe servire da illuminante, però essendo opaco posso utilizzarlo per fare questo giochettino. Essendo molto morbido, oltretutto si riesce a lavorare strabene e secondo me, pur non essendo nato come correttore, non è male, cioè non è male sull'occhiaia. C'è anche la parte leggermente più chiara e quindi meno aranciata, però è super riflettente, quindi eviterei di utilizzarla per questo, al massimo la usiamo per creare i punti luce. Invece dalla parte di Essence vado a utilizzare questo qui che è il Camouflage Plus Matte Concealer, quindi quello che dovrebbe coprire anche i tatuaggi. Poi infatti fatemi sapere se vi va, così magari facciamo un video in cui con questo provo a coprire i miei tatuaggi. Intanto sono curiosissima di vedere se funziona, perché essendo così coprente potrebbe essere il prodotto che fa al caso mio. La consistenza, devo dire, mi piace, è molto molto simile al nuovo prodotto di Too Faced, il Born This Way, che sto usando tantissimo in questo periodo. Oltretutto anche il colore mi sembra di averci azzeccato perché è leggermente più chiaro rispetto al mio incarnato, ma non risulta troppo bianco, è più tendente al giallo, quindi si sposa molto meglio con i miei colori. Riprendo lo stesso pennellino e vado a picchiettarlo su tutta l'occhiaia. Anche se non avendo messo la base aranciata, perché in questo caso non l'avevo, non so bene cosa ne uscirà, però sicuramente si tratta di un correttore molto molto coprente, quello sì. Bisogna poi vedere abbinato con i prodotti giusti di base, solo che in questo caso non li avevo di Essence, quindi ho dovuto arrangiarmi con quello che riuscivo. Dalla parte di Essence vado a fissare tutto con la cipria. Questa qui è la All About Silky Matte Fixing Compact Powder, che è quella leggermente rosata, quindi va anche a risvegliare un pochino lo sguardo, così come il resto dell'incarnato. Il fondotinta, anche adesso che si è asciugato, sinceramente non mi fa impazzire. Lo trovo leggermente troppo pastoso, ecco, qui è impercettibile la presenza del fondotinta anche se vi avvicinate allo specchio. Invece questo qui di Essence, ok, è coprente, però la coprenza di questo è comunque alta senza risultare così pastone. Passiamo al contouring. Dalla parte di Essence vado a utilizzare questo nuovo prodotto che è lo Stay Cool Llama, che però in realtà contiene i colori apposta per fare il contouring, e dall'altra parte invece vado a utilizzare sempre un matitone della stessa linea. Questo qui è quello che appunto ha le parti più scure, quindi vado a fare il mio contouring nella zona del naso, quello che so che a voi non piace, però a me piace tantissimo e non riesco a farne a meno, e anche in queste zone. Questo qui è un prodotto molto valido perché una volta steso risulta super super scuro, però col pennello è facilissimo da sfumare e questo lo rende anche molto molto facile da modulare, mi piace tantissimo. Proviamo con quello di Essence, prendendo solo le parti più scure e andiamo a creare il nostro contouring. Sì, sicuramente mi piace molto meno rispetto al prodotto di Primark, anche perché questo qui risulta molto più difficile da prelevare
e da applicare. Essendoci pochissima parte scura, non è facilissimo e comunque è uno scuro non esagerato, quindi rispetto al mio incarnato si vede pochissimo la differenza, però sta facendo abbastanza il suo lavoro, dai. Veramente sul naso non riusciremo ad ottenere lo stesso effetto, ma noi ci proviamo. Blush opaco per la parte di Essence, anche questa è una novità, è il Matte Touch Blush ed è il numero 50 Pink Me Up, che ha questo colore bellissimo con le stelline sopra, e ne stendiamo un pochino nella zona delle guanciotte. Sembra molto bello nella confezione, poi una volta steso è sicuramente più modulabile e meno pigmentato di quello che sembra, però è un colore che a me piace, soprattutto considerando che in inverno non ho la carnagione troppo scura, non ho bisogno di una cosa che spara flash e che mi faccia sembrare Heidi. E anche considerato che ho questo trucco occhi, sicuramente è meglio un blush che dia solo un velo di colore oggi. Mentre per la parte di primer andiamo a utilizzare un blush che è completamente shimmer, infatti poi semmai mettiamo anche un po' di illuminante da questa parte in modo da compensare. Comunque prendo quello della palettina, questa qui che avevamo visto insieme nel video haul, che appunto è quella dedicata ad Alice nel Paese delle Meraviglie, e vado sempre a prendere un colore sui toni del rosa, piuttosto che questi qua che invece sono colori sicuramente più tendenti all'arancio e al marrone. Andiamo a stenderlo. Sì, questo fa solo un po' di effetto luminoso, però il colore non risulta proprio visibile, sembra di non aver steso niente. Si fa questo bell'effetto guanciotte sane, luminose, però rispetto all'altro io sicuramente preferisco un finish del genere piuttosto che una cosa così, ma adesso andiamo a modificare anche questo, così magari riusciamo a renderli più o meno simili. Uso dalla parte di Essence questo, che è il Glazed Donut Highlighter, ne prendo veramente pochissimo e vado a stenderlo sopra il blush e vedete che fa subito l'effetto luminoso simile a quello che ho da questa parte. Ovviamente qui si vede che è stato messo anche un colore di base opaco. Andiamo poi per finire ad utilizzare questo illuminante dalla parte di Essence. Questo qui è il Cosmic Cuties Dragon Love Liquid Highlighter e lo stendiamo. Aspettate che è ancora chiuso perché appunto avevo aspettato a usare i prodotti per fare con voi il full face of first impressions, poi mi è venuto in mente questo video e mi è sembrato più carino, un po' almeno diverso dai classici. Ne mettiamo proprio, mamma mia! È pigmentatissimo, quindi sì, ce ne va veramente pochissimo. E poi col dito lo andiamo a modulare. Se non bastasse, visto che ne ho messo tantissimo, utilizzeremo anche il pennello, no, ma è facilmente modulabile. Sicuramente un effetto molto carino per la sera, a mio parere, più che per il giorno, perché è veramente stra luminoso. Invece dalla parte di Primark riprendiamo da questa palettina sempre questo illuminante che è sui toni del grigio, dell'argento, questo rispetto a quello di Essence tende anche un pochino di più al lilla, e con il dito andiamo a creare, guardate che bello! Pur essendo in polvere, fa comunque un effetto meraviglioso. Quindi su quello si può dire che non ci sono particolari differenze tra una parte della faccia e l'altra, perché più o meno il risultato è simile. Anche se poi sicuramente, secondo me, la parte con il prodotto in crema sarà più duratura, credo perlomeno, non lo so, così a istinto mi sembra che si sia aggrappato meglio. Ultimo step, i rossetti. Dalla parte di Primark vado a utilizzare questo qui che è della linea PS Pure ed è un nude leggermente tendente all'arancio. Questo qui è il numero, no, si chiama Wisdom, e andiamo a stenderlo su metà delle labbra. Vedete che risulta leggermente più colorato rispetto alle mie labbra, ma è quasi una differenza impercettibile. Considerate che l'ho applicato appunto solo dalla metà in poi e non si vede così tanto. Invece dalla parte di Essence vado a utilizzare questo qui totalmente opaco. È il Velvet Matte Lipstick numero 04 ed è sicuramente più intenso e anche secondo me più pertinente con gli altri colori che abbiamo utilizzato per il trucco, quindi questa sarà una differenza sostanziale che
permetterebbe di distinguere la parte in cui abbiamo utilizzato Essence piuttosto che quella in cui appunto c'è il trucco di Primark. Però devo dire che se togliamo la bocca il risultato del make-up è assolutamente lo stesso. E poi sì, secondo me questo tipo di colore sta meglio abbinato a questo tipo di occhi, però se guardate anche questo qui non è assolutamente male, nel senso che comunque risulta un nude, riprende molto i miei colori e sicuramente si uniforma bene al resto. Quindi la sfida make-up di oggi, secondo me, la vince assolutamente Essence, però devo dire che anche Primark ha davvero dei prodotti validi, lo sapete, mi trovo sempre bene. Sicuramente costano un pochino meno ormai di quelli di Essence, però non è detto, cioè non è vero su tutti i prodotti, ma io personalmente preferisco il risultato che c'è da questa parte. È anche vero che in alcuni casi non avevo lo stesso prodotto per riuscire a riprodurre una cosa identica, ma comunque avete visto che per esempio per gli occhi non ci sarebbe stata distinzione, sarebbe stato quasi impossibile distinguerli se non li avessimo applicati insieme. Quindi con un commento qui sotto fatemi sapere quale dei due brand vince per voi, poi vi metto anche i prezzi, quindi quanto ho speso per realizzare questa parte di viso e quanto ho speso per realizzare questa, perché comunque sono due brand che restano nella stessa fascia di prezzo più o meno. E niente, quindi aspetto di sapere cosa ne pensate voi e soprattutto fatemi sapere se volete vedere altri video di questa tipologia e magari quali brand volete che confrontiamo insieme. Io in ogni caso vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video. Ciao!